ragazzi, ed eccoci qui con un altro episodio di Loud Travelers, ma questa volta ci sposteremo al di fuori dell'Italia, il nostro primo viaggio fuori dall'Italia da quando il lockdown è finito. Adesso facciamo il nostro check-in, siamo nell'aereo che dovrebbe partire tra una mezz'oretta e 3 ore e mezza arriveremo a destinazione. Dove? Lo scoprirete a breve. Ciao ragazzi! Fantastico, ci sto preparando per la partenza. Saliamo a bordo, Ryanair ci ospita questa volta per il nostro viaggio. Era tanto che non prendevo un aereo e queste 2 ore e mezza sembrano infinite. Siamo abituati a viaggi di ben altre ore, 24-25. Eccoci qui, abbiamo appena compilato il nostro modulo come prevenzione contro il Covid-19 e adesso stiamo camminando a recuperare il nostro bagaglio. Adesso in cerca del bus che ci porti in albergo. Adri, fa freddo. Allora ragazzi, c'è un leggero venticello che arriva da questa direzione in quella direzione che praticamente è visto. Fa freddo, visto il gelo e stiamo con maggiore la... Pullman numero 41 che vi porta dall'aeroporto direttamente al centro della città. Per la stanza, ragazzi, siamo di questo albergo The Fleet, questo albergo a 4 stelle che è fantastico proprio qui al centro di Dublino. Thank you sir. Sveglia ragazzi, buongiorno, questo è il nostro primo giorno qui a Dublino e... ci stiamo preparando per andare a fare colazione, siamo ancora 8 rincoglioniti, siamo appena svegliati e tra poco inizieremo la nostra giornata. Che bello svegliarci con una telecamera in faccia, il sogno di tutti quanti. In ascensore, andiamo diretti a fare colazione al piano B. Iniziamo con il nostro succo di arancia. Ed ecco la nostra Irish breakfast. Uova sbattute, pomodori, pane integrale, 3 fette di bacon, hash brownies che sono delle patate fritte e i beans in tomato sauce. Buongiorno ragazzi, dopo 2 ore di preparazione, colazione, doccia, ci siamo vestiti, tutto è pronto, telecamera pronta, Gaetano ready. Push the button. No, sta bene qua, sta fa pure caldo, che è successo? Qui abbiamo... Ragazzi, siamo arrivati alla Christ Church Cathedral of Dublin. Siamo al centro di Dublino e qui, come potete vedere, sorge questa grandissima cattedrale. Addirittura qui a Dublino, che assomiglia un po' a quella di Amsterdam, un po' a quella dell'Olanda, vabbè, c'è il tocco british che viene dato, quindi tutti questi palazzi con queste finestre grandi, questa cattedrale con le punte, rivolte sempre al cielo, un bel posto. Poi fortunatamente oggi c'è un bel tempo, una bella giornata, ne vedrete delle belle. Ci provo assai ste pazze, ne vedrete delle belle. Ce ne andiamo via. Parrucchinita. Sir Edward, andiamo. Finita la nostra visita al castello, siamo qui in una delle strade principali di Berlino. Berlino, siamo andati a Berlino. Lo sapevo, abbiamo sbagliato ad atterrare.
Siamo a Dublino, è una delle strade principali, penso, la strada dello shopping. Guardate. Ragazzi, è bello qui, c'è una bella aria, si sta freschi, molto silenziosa la città, non ci sono persone che urlano. Infatti gli unici due urlanti che stiamo facendo il vlog siamo noi in questo momento. Silence, please. Please. Shut your fucking mouth. Adesso ci dirigiamo verso il parco, come si chiama? Al parco di St. Patrick. Walk this way. Walk this way. Reach by the docks till the boats come in. I for Ireland's Irish, and for a shilling and a half she'll dance you in. I for Irish Anne, and she's well known to the local fair. I for Ireland's Irish. Cosa assurda in questo. Siamo a mezze maniche, studiamo, poi piove, c'è il vento, c'è il sole. I for Ireland's Irish, and there'll be no dancing till you understand that you're only as good as the money in your hand. Once the dancing's done, are ye? Once the dancing's done, are ye? Dopo un'ora di camminata, uscendo un po' dal centro città, siamo arrivati qua a Phoenix Park. If you plan on having her wares for free, I for Ireland's Irish Anne, I'd be thinking twice if I were ye. I for Irish Anne. Ragazzi, non potete capire questi daini quanto sono belli. Abbiamo appena incontrato delle ragazze che vivono qui e ci hanno detto che è difficilissimo vederne. Addirittura oggi così in gruppo è quasi impossibile trovarli tutti quanti insieme. Come potete vedere ce ne saranno più di un centinaio qui che sono liberi. E la cosa più bella è questa, vederli liberi in un parco. Anche standogli così vicino non si allontanano, ormai ci vogliono bene. Ragazzi, che dire, la prima giornata a Dublino, solo mezza giornata e posso dire questo posto inizia a piacermi veramente tanto. Già, a parte la giornata bellissima, abbiamo trovato sole, a parte la pioggia ogni tanto, però si sta veramente bene. Siamo qui in ascensore, ragazzi, per il secondo giorno e oggi andremo a visitare il porto di Hot. Hot. Hot nel senso che fa calore. Speriamo che la pronuncia sia buona. Andiamo a visitare questo porto dove ci sarà un villaggio di pescatori. Ci sarà un mercatino dove mangeremo delle fish and chips buonissime. Cazzo, sta arrivando qualcuno. Good morning. Yes, that's the right spirit to start the day. Allora, ragazzi, ricominciamo questa seconda giornata. Siamo appena usciti. Andiamo alla domanda per il boss. Visto che hai visto sulla cartina dove dobbiamo andare, per dove dobbiamo andare? Dobbiamo prendere questo treno che si chiama DART. Penso sarà una specie di metropolitana che ci porterà qui con solo 9 stazioni. Quindi sono 25 minuti alla fermata Hot. Adesso lo cerchiamo subito. Adri, dove sarà? Sarà di là. Andiamo. Ragazzi, una cosa che volevo farvi vedere sono i cestini della spazzatura qui. Sono con il pedale, si apre, si butta la spazzatura all'interno e sopra c'è un pannello solare che li ricarica. Quindi è una cosa perfetta e qui c'è anche una porta scarica. Arrivati ad Hot, questo villaggio di pescatori. Ragazzi, una cosa assurda, siamo ancora a Dublino ma è un posto completamente diverso. If you're down by the docks looking to dance, I for Ireland's Irish Anne, be sure to have your fare in hand. I for Irish Anne. The water's cold but her bosom's warm. I for Ireland's Irish Anne. If you treat her right you'll see no harm. I for Irish Anne. Ragazzi, siamo arrivati qui da Leo Burdock sul porto di Hot e stiamo assaggiando uno dei più famosi fish and chips della zona, dove sono venute persone da tutte le parti del mondo, anche attori famosi, cantanti, a mangiare proprio qui. Stiamo gustando, come vedete, il cod fish. Cod fish sarebbe un filetto di baccalà merluzzo. Filetto di merluzzo con tutta questa crosta patinata intorno, fritta, le patatine, e noi ci abbiamo aggiunto una garlic sauce, ossia una salsa al maionese e aglio. Garlic, sì, e aglio, con le patate, vinegar and one Sprite Zero.
Ok ragazzi, siamo arrivati a Low Cliff Walking Path. Ecco qua, come potete vedere da sopra la piantina di Ho, noi siamo qui, faremo un crosswalk tutto lungo la strada qui fino ad arrivare al faro e poi torneremo indietro. Non so ancora se prenderemo il pullman o... Probabilmente ci fermiamo qua, prendiamo il pullman e arriviamo alla stazione treni, perché visto che è un'ora e un quarto per arrivare, vorremmo evitare l'altro ora e un quarto per tornare indietro. Noi prendiamo il pullman e accorciamo il percorso. Il ragazzo si avvicina ai 30 e li sta sentendo tutti. Guarda. Finish point. Sei pronto? Yes, let's go. Andiamo! Up the hill! Abbiamo raggiunto metà strada, abbiamo fatto la prima mezz'oretta, forse anche 40. Ma stai affannando? A camminare, il paesaggio da qui è meraviglioso, è fantastico. Sono solo rocce, c'è questo percorso sterrato qui a strapiombo sul mare. Stiamo salendo sempre di più, penso al momento siamo all'altezza di 130 metri. Il paesaggio da qui è veramente, veramente, veramente bello. Nuovamente a Dublino, abbiamo finito la nostra bellissima giornata. Non abbiamo fatto il paese nel treno perché ci eravamo appisolati un attimo per recuperare un po' di energia e in questo momento siamo ritornati a Dublino, il sole splende in cielo e ci stiamo preparando per andare a bere una bella Guinness. Buongiorno a questo giorno che si sveglia anche per me. Buongiorno ragazzi, oggi inizia la nostra terza giornata qui a Dublino. Andremo a visitare. Ci piace partire ogni giorno all'ascensore, chiariamo. Il capello sta bene, Adri? Tu? Perfetto, andiamo. Ci siamo, vai. Comunque stamattina, come dicevamo, andremo a vedere Trinity College, dove c'è una delle librerie più, forse la libreria più grande d'Irlanda, dove hanno anche girato alcune scene del film Harry Potter. Poi da lì ci sposteremo alla cattedrale di St. Patrick's, che come ben sapete, St. Patrick's è patrono dell'Irlanda. Il 17 marzo si festeggia St. Patrick's Day. Quest'anno vedremo come lo festeggeranno dato tutto il lockdown e tutto il Covid, ma si divertono qui. Bere birra mangiando, perché qui a Dublino, noi non lo sapevamo, quando vai in un pub e ordini una pinta di birra o una qualsiasi altra cosa da bere, devi per forza mangiare, ma questo solo da dopo il Covid. Prima del Covid era tutto libero, no? Siamo appena arrivati alla Old Library. Ci troviamo all'interno di questa biblioteca che è fantastica. Abbasso la mascherina perché in questo momento non c'è nessuno. Ci sono dei libri super antichi qua, infatti come potete vedere c'è il cordone ovunque per non fare in modo che ti avvicini lì e tocchi i libri. Sono tutte le statue di presidenti, artisti letterari, scrittori, filosofi molto famosi. Un ambiente suggestivo perché non ho mai visto una biblioteca più grande. Questa è la biblioteca più grande d'Irlanda. Come potete vedere, guardate qui, su due livelli sono libri ovunque. Se vi dovesse trovare a Dublino, venite a visitare qui la biblioteca che sta al Trinity College all'interno. Ragazzi, normalmente all'una e mezza in Italia noi siamo seduti a tavola con un bel piatto di pasta davanti, invece oggi faremo un pranzo un po' alternativo, tanto è vero che stiamo andando a visitare le distillerie Jameson, dove avremo un assaggio di quattro whisky diversi per poi finire nel bar centrale dove abbiamo un bel cocktail con whisky on the rocks. Eccoci qui, James Distillery. Sì. Let's go. Are you ready, Adri? I'm kind of ready. Let's go, guys. Nel frattempo ci stiamo rinfrescando con una bellissima bevanda Jameson Ginger and Lime, Fresh Lime.
questa mesa che se iniziamo così a fine tour manderemo un po', cioè ci dovete dormendo così. The triple distilled our whiskey will taste at the heart of everything we do. Bit of magic, look at that, lovely. Now, there are many characters here that John gems the story, however, there is only one founding father. Now, this all started when the young enterprising John Jameson, he came all the way from Scotland and he decided to set up shop right here in Bow Street where you are today. Now folks, Dublin itself, it was in the midst of a boom and the population, it was growing dramatically. It actually was the second largest city in Britain and Ireland, only behind London. And of course, at the same time, there was well over 100 breweries and distilleries, but as you can see, many of them would start to fade away. And although few may have guessed it at the time, but Dublin just gained an institution. Abbiamo appena finito il tour della distilleria Jameson e abbiamo bevuto un drink e abbiamo fatto tre assaggi di whisky diversi, tra cui un whisky irlandese, un americano e uno scotch whisky, per sentire un po' le differenze. Onestamente, tra i tre, il Jameson whisky non è male, triplo distillato, mentre quello americano leggermente speziato. Sì, l'americano che abbiamo bevuto era il Jack Daniels, quindi un single distilled, distillato una volta. Molto alcolico. Troppo alcolico, direi. Invece poi abbiamo bevuto questo scotch whisky doppio distillato che a me è piaciuto veramente tanto, che ha un retrogusto veramente di tabacco, smoked. Anzi, lo scotch whisky penso è uno dei miei preferiti di questo tour che abbiamo assaggiato. Il whisky è veramente una coppiata buona del whisky e con il ginger e il lime che abbiamo bevuto all'inizio. Molto interessante, molto buono. Era buono. Adesso sta piovendo parecchio, penso. Sì, penso pure. Vabbè ragazzi, vi salutiamo, ci andiamo a riparare.